Innanzitutto ringrazio gli organizzatori. Io partecipo a questo convegno facendo le veci del dottor Soffritti, che purtroppo si scusa appunto anche con l'organizzazione, ma non è potuto intervenire per un altro convegno internazionale. E io mi chiamo Michela Padovani, sono una biologa e lavoro al centro di ricerca sul cancro dell'Istituto Ramazzini, che come vedete nella foto, nell'immagine, ha una location abbastanza particolare, perché è in un castello della fine del 400 nella provincia di Bologna. E vi parlerò degli studi di cancerogenicità sperimentale, dell'importanza di avere studi di cancerogenicità sperimentale ben condotti e ben pianificati, e degli studi che abbiamo condotto dal 2002 al 2005 all'Istituto appunto Ramazzini sui possibili effetti cancerogeni delle basse frequenze, delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza e radiofrequenza. Per quanto riguarda le onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quelle generate dalla corrente elettrica, che cosa sappiamo? Ci sono molte evidenze epidemiologiche che l'anno nel quale venne condotto uno studio in Colorado da due ricercatori, Wertheimer e Lieper, che appunto osservarono per la prima volta come era presente un'associazione tra tumori infantili, in particolare leucemia, ed esposizione a campi elettromagnetici della corrente elettrica, quindi bambini che vivevano in prossimità di linee ad alta tensione o di trasformatori avevano una maggiore probabilità, una maggiore incidenza di sviluppare leucemia infantile. Per quanto riguarda gli studi epidemiologici andrò abbastanza velocemente, anche perché dopo c'è tutta una sezione dedicata nel convegno. Da allora più di altri 20 studi sono stati condotti, e al momento la situazione attuale sull'associazione tra leucemia infantile è riassunta in un'analisi pubblicata nell'anno 2000 da Albom e collaboratori, nella cui conclusione si evince come esista un rischio relativo di 2 quando l'esposizione è maggiore o uguale a 0.4 microtesla. Questa tabella cerca di riassumere tutti gli studi, le evidenze sperimentali, studi sperimentali a lungo termine che sono stati fatti dal 1995 fino al 1998 per quanto riguarda appunto l'esposizione a basse frequenze. Purtroppo questi studi, i primi tre innanzitutto, non hanno avuto nessuna evidenza di cancerogenicità. L'ultimo, quello dell'NTP del 1998, ha dato come risultato un'evidenza equivoca per un aumento di tumori delle cellule C in ratti maschi. Questo esperimento prevedeva il trattamento di ratti e topi, maschi e femmine, 100 animali per gruppo. Purtroppo tutti questi studi non erano, secondo noi, stati pianificati e condotti nel modo adeguato. La maggior parte di questi comprendeva un numero di animali per gruppo un pochino limitato e praticamente tutti avevano una durata abbastanza corta, nel senso che si passava da 32 settimane di esposizione a 104 settimane, che sono 2 anni di esposizione. Vi ricordo che solitamente la vita media dei roditori negli animali sperimentali è di circa 3 anni. Quindi questi animali, in particolare nello studio dell'NTP, quando lo studio è stato troncato a 104 settimane, più del 50% degli animali erano ancora vivi. Oltre a questi studi a lungo termine, sono stati effettuati anche studi utilizzando dei modelli specifici per determinati tipi di tumori, come per esempio il modello del tumore mammario indotto da DMBA. È stato visto come l'esposizione a onde elettromagnetiche a bassa frequenza ha determinato in questi studi un aumento della proliferazione delle cellule della ghiandola mammaria e
un rinforzo dello sviluppo dei tumori e della crescita in risposta a un cancerogeno noto specifico della ghiandola mammaria quale il DMBA. Diciamo che per spiegare questo risultato, l'ipotesi diciamo postulata e più in un certo senso datata si riferisce all'effetto che sembra che abbiano l'esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza sulla produzione di melatonina, ovvero viene ridotta la produzione di melatonina e quindi viene in un certo senso inibita la sua azione antiossidante e regolatrice. Ma il meccanismo biologico attraverso il quale le onde elettromagnetiche agiscono contribuendo alla cancerogenesi ancora non è conosciuto. Al momento appunto è la posizione in cui attuale definisce come appunto ci sia un'associazione tra leucemia infantile e esposizione a onde elettromagnetiche a bassa frequenza negli studi di popolazione. Non è ancora possibile stabilire una correlazione causa-effetto per due motivi. Innanzitutto non si è ancora identificato un vero e proprio chiaro meccanismo d'azione e soprattutto c'è la mancanza di un supporto da studi sperimentali ben condotti. Nonostante questo, la IARCA nel 2001 ha classificato questo tipo di onde elettromagnetiche come possibile cancerogeno. E magari se ci fosse stato un meccanismo d'azione accettato a supporto appunto di queste evidenze di laboratorio a supporto di questi studi epidemiologici, probabilmente queste tipologie di onde elettromagnetiche sarebbe potuta essere classificate come un cancerogeno chiaro. Che cosa si fa sulle radiofrequenze? Dal 1978 al 95 diversi studi epidemiologici sono stati condotti, in particolare su personale militare esposto a radiazioni radar e su bambini che vivevano vicino ad antenne della radiotelefonia, e appunto è stato visto come ci potessero essere un possibile aumento di linfomi e leucemie. 2001 e 2002 sono state diciamo le prime evidenze epidemiologiche per un aumento di rischio dei tumori dei nervi acustici tra persone che erano forti utilizzatori dei telefoni cellulari. Parlerà poi nella seconda sessione proprio il professor Ardell, che è stato uno dei principali ricercatori appunto a trattare questa tipologia di dati. Dal 2009 appunto proprio il professor Ardell ha pubblicato diversi studi dai quali si evince come l'utilizzo del telefono cellulare o del cordless per un periodo maggiore o uguale a 10 anni aumenta il rischio di tumori del cervello, principalmente glioma e neuroma del nervo acustico, principalmente nella parte diciamo dove si utilizza maggiormente il cellulare, e il rischio aumenta con il tempo di latenza, quindi maggiori sono il tempo trascorso al telefono, maggiore il rischio, e soprattutto è maggiore quando si inizia a utilizzare il telefono cellulare prima dei 20 anni. Nel 2011, come appunto si diceva anche prima, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione ha classificato anche le radiofrequenze come possibili agenti cancerogeni per l'uomo. Questa tabella cerca di riassumere, come abbiamo fatto precedentemente per le basse frequenze, i maggiori studi sperimentali condotti sulle radiofrequenze. Il primo è stato condotto nel Texas, Ratis Pragdoli, 100 animali per gruppo, aveva una durata di 25 mesi, quindi più o meno sono un poco più di 2 anni. Anche in questo caso appunto c'è il limite secondo noi di una durata non tale da poter consentire effettivamente a questo agente cancerogeno di poter esprimere completamente la sua potenzialità. Altri studi, Repaccioli nel 97, questo studio purtroppo ha il limite che in questo studio venivano utilizzati dei topi geneticamente modificati e i successivi studi non hanno dato nessuna evidenza di effetto cancerogeno.
Quindi al momento che cosa sappiamo? Sappiamo che l'uso del telefono cellulare per un periodo inferiore ai 10 anni non ha ancora dimostrato un aumento dell'incidenza dei tumori. Però ci sono appunto alcune evidenze che dicono come un utilizzo maggiore o uguale a 10 anni possa promuovere lo sviluppo di tumori del nervo acustico. Quindi anche in questo caso bisogna tenere in mente come l'assenza di una vera e propria evidenza non voglia dire che non sia sinonimo di assenza di rischio. Che cosa dobbiamo ancora sapere? Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza e radiofrequenza, secondo noi, rappresentano quelli che possono essere definiti come rischi cancerogeni diffusi. Hanno probabilmente una potenza cancerogena non elevata, ma alla quale tutta la popolazione è esposta. E mi preme focalizzare il punto soprattutto la popolazione più vulnerabile, come possono essere i bambini. Esempi di rischi cancerogeni diffusi sono agenti che hanno una leggera azione cancerogena ad ogni dose, oppure sono a bassi o estremamente bassi, hanno azione forte a dosaggi bassi o estremamente bassi, oppure sono una mixture, una miscela di piccole dosi di agenti cancerogeni. Come facciamo a identificare queste tipologie di agenti? Gli studi epidemiologici sono molto utili, ma purtroppo ci danno dei risultati che sono un po' in ritardo, nel senso che ovviamente hanno bisogno, perché sono risultati ritardati e sono rappresentativi, possono essere rappresentativi di molti fattori confondenti. Lo strumento più utile sono i saggi sperimentali a lungo termine. Ma queste tipologie di saggi sperimentali a lungo termine devono riprodurre il più possibile l'esposizione umana, devono includere un numero ampio di animali, proprio perché c'è la necessità di poter apprezzare variazioni nell'incidenza dei tumori di questi agenti che appunto non hanno una potenza cancerogena sviluppata, e soprattutto proprio per riprodurre quello che avviene nell'uomo, che solitamente è esposto per tutta la vita a queste sostanze, devono durare fino alla morte naturale dell'animale, e quindi lasciando che la sostanza testata possa esprimere completamente il suo potenziale cancerogeno. E soprattutto devono valutare tutte le patologie, sia neoplastiche che non neoplastiche. Vado velocemente. Questo è il progetto dell'Istituto Ramazzini. Dal 2002 in avanti abbiamo iniziato un progetto integrato sullo studio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza, che ha previsto 4 esperimenti che sono iniziati tutti simultaneamente il 15 luglio del 2002 e hanno previsto l'utilizzo di 7133 ratti. Il primo esperimento, quello identificato con BT1-CEM, ha previsto lo studio della radiazione elettromagnetica a diversi dosaggi in modo continuo o discontinuo. Gli altri esperimenti caratterizzavano la radiazione elettromagnetica insieme all'esposizione ad altri agenti deboli cancerogeni, come esempio la formaldeide o le basse dosi di radiazioni ionizzanti o la flatossina B1, un forte agente cancerogeno per il fegato, perché si ritiene che i campi elettromagnetici possono essere degli agenti promoventi. Andrò a esporre velocemente i risultati dell'esperimento BT3CEM, che è quello che ha previsto l'effetto sinergico tra radiazioni a bassa frequenza e radiazioni ionizzanti. Questa è una foto solo per far vedere, secondo me molto, molto significativa, per fare vedere com'era lo stabulario dove abbiamo portato avanti l'esperimento, la biofase dell'esperimento. Le radiazioni a bassa frequenza erano generate con queste strutture toroidali in legno che supportavano le gabbie degli animali, attorno alle quali appunto veniva fatto fluire un cavo che generava un campo elettromagnetico rivolto verso l'interno degli animali. Non c'erano effetti
interazioni tra i diversi toroidi. Ogni toroide conteneva 500 animali. Questo è il piano sperimentale. Noi avevamo 5 gruppi sperimentali. Il primo prevedeva il trattamento di 112 animali a 1000 microtesla e il trattamento iniziava dal 12° giorno della vita fetale, quindi trattavamo le mamme gravide dal 12° giorno e a 6 settimane di età veniva somministrata una dose di radiazioni gamma 01 Gray e poi gli animali venivano mantenuti in vita per tutta la loro vita naturale, solo con l'esposizione a basse frequenze. Quindi il primo gruppo prevedeva 1000 microtesla 01 Gray, 20 microtesla al secondo gruppo 01 Gray, poi avevamo i due controlli positivi, il controllo positivo per le basse frequenze e per le radiazioni ionizzanti e il controllo negativo. I risultati sono i seguenti: c'è stato un chiaro aumento dell'incidenza dei tumori mammari identificati al momento della palpazione, durante il controllo clinico dello studio. E non solo, nei gruppi con la dose più alta di radiazioni a bassa frequenza c'era una chiara anticipazione dell'insorgenza di queste lesioni rispetto agli altri. C'è stato un aumento delle lesioni dell'incidenza dei fibroadenomi e un aumento statisticamente significativo degli adenocarcinomi sia rispetto al gruppo positivo, ai due gruppi positivi, che al gruppo negativo. Questo è un grafico che fa vedere com'è l'andamento delle lesioni, diciamo, durante la biofase, e si vede bene come la linea rossa, che rappresenta il primo gruppo sperimentale, ovvero il trattamento a 1000 microtesla lifespan e 0.1 Gray una volta nella vita, ha avuto l'incidenza maggiore e queste lesioni si sono anticipate molto a livello di insorgenza rispetto agli altri gruppi. Questi sono i dati per quanto riguarda i tumori mammari maligni. Come vedete, il primo gruppo con caratteristico dei due trattamenti ha avuto 16.1% di animali portatori di adenocarcinoma maligno rispetto a 8.1, 7.6 e 6.4 nel controllo negativo. I primi due numeri che vi ho detto erano i due controlli negativi. Per quanto riguarda i tumori totali, 17% di tumori totali rispetto da 8.5, 7.6 e 6.4 i controlli, quindi l'aumento è stato importante. Questo risultato è ancora più significativo, purtroppo non c'è la statistica in questa tabella, se si sommano i tumori mammari maligni con i loro precursori atipici, come si può vedere, come rispetto al controllo negativo in questa si ha praticamente più di 3 volte, quasi 4 volte l'aumento di incidenza di queste patologie. Finisco brevemente. Questo è il piano sperimentale di un altro esperimento che abbiamo sempre condotto più o meno nello stesso periodo sulle radiofrequenze. Questo si prefiggeva di simulare l'esposizione far field che si ha in persone che vivono vicino ad antenne radiobase. Il trattamento era tutto l'esperimento prevedeva l'utilizzo di 2500 animali suddivisi e randomizzati in 4 gruppi sperimentali. Primo gruppo sottoposto a 50 voltmetro, secondo gruppo 25 voltmetro, 5 voltmetro, 0 voltmetro. È finita tutta la parte, diciamo, in vivo dell'esperimento, siamo nella elaborazione dei dati. Questa è una foto che rappresenta il sistema espositivo con la struttura toroidale e al centro l'antenna emittente. Quali sono le future direzioni delle nostre ricerche? Innanzitutto diciamo che abbiamo raccolto durante la biofase dei nostri esperimenti una grossissima banca dati di campione che ci consentirà nei prossimi anni di poter fare analisi di espressione genica sui tumori insorti in questa sperimentazione. Siamo a un terzo della biofase di un altro studio sperimentale che prevede lo studio dell'effetto sinergico tra le radiofrequenze e le radiazioni gamma. Al momento siamo a 70 settimane di sperimentazione, solitamente l'esperimento finisce intorno alle 150 settimane e anche in questo caso stiamo raccogliendo tutti i campioni biologici sia di tumori mammari che di mammelle sane per poter approcciare studi sull'espressione genica di questi campioni. Concludo.
Le evidenze epidemiologiche riguardanti l'effetto delle basse frequenze e l'esposizione a lungo termine a radiofrequenze mostrano come ci sono c'è un ragionevole motivo di essere preoccupati, perché appunto si sono evidenziati effettivamente degli effetti avversi significativi. La mancanza di evidenza epidemiologica relativa a esposizioni a breve termine di radiofrequenza non vuol dire che non significa assenza di rischio, e è importante richiedere il prima possibile la applicazione, come è già stato detto precedentemente, del ciclo di precauzione, in modo da evitare di dover accorgersi sempre troppo tardi della presenza nell'ambiente di un agente cancerogeno di questo tipo. Grazie per l'attenzione, questo è il gruppo di ricerca.